Rigeneratur, un titolo davvero importante, impegnativo, che certo non spaventa Alessandro Bianchi, impegnato da sempre su un tema a lui caro, che però oggi Alessandro si lega ad un altro tema. Insomma, un tour che parte su due binari paralleli. Sì, è esattamente questo. Diciamo che oggi qui, con questo incontro alla Lamezia, facciamo la tappa di apertura, il numero zero, per usare un'espressione giornalistica editoriale. Partiamo con questo discorso che porteremo in tutta Italia di Rigeneratur, di un tour che va in giro sul tema della rigenerazione, mettendo insieme due competenze disciplinari. Una, quella che rappresento anch'io, legata al problema della qualità delle nostre città, del nostro ambiente, del vivere quotidiano nell'ambiente urbano, e l'altra è quella della medicina personalizzata, di una ricerca che il professor Minelli ha avviato da qualche tempo e che mira a, in qualche modo, a capovolgere i canoni della medicina tradizionale. Non c'è una cura buona per tutti, non c'è una diagnosi buona per tutti, ci sono tante diagnosi per ciascuno di noi, il che significa, insomma, che bisogna cercare di capire nel profondo quali sono le condizioni di salute di ciascun individuo. Allora, mettendo insieme il problema di curare la salute degli individui e quello di curare il loro luogo di vita, che sono sostanzialmente le città, noi vogliamo, diciamo, portare questo messaggio in giro, appunto, in tutta Italia. Abbiamo un programma già per i prossimi 6 mesi, abbiamo 14 tappe. Alla fine, insomma, speriamo di arrivare con la maglia gialla sul petto. Insomma, una modalità questa del tour, anche dei lavori, che come dire, ingloba perfettamente quello che poi è il modo di lavorare anche in Pegaso e l'approccio che Pegaso ha avuto dall'inizio verso i propri studenti, no? Sì, assolutamente. Questo, diciamo, sottolineo ancora una volta un aspetto del tutto particolare della Pegaso. Pegaso è un'università telematica e quindi fa formazione a distanza, ma Pegaso è una università fortemente radicata nel territorio. 76 sedi, significa che praticamente ovunque lei va in Italia trova una sede Pegaso, e la trova peraltro in luoghi di riferimento centrali, accoglienti, di grande pregio architettonico. Quelli sono i punti di contatto con i nostri studenti che vivono in quei dintorni, ma anche con le comunità locali, con le istituzioni, con i professionisti, con le imprese, perché è questo che diciamo caratterizza la singolarità dell'offerta Pegaso, essere appunto al centro di una dimensione sostanzialmente mondiale, senza spazio e senza tempo, e di essere però fortemente legata ai territori. Bene, adesso andiamo a conoscere l'altra anima di questo tour, l'ha citato proprio il magnifico rettore Bianchi e il professor Mauro Minelli. Chiediamo anche a lui in che modo affronterà queste 14 tappe che li porteranno in giro per l'Italia. Stiamo vivendo un mondo che davvero cambia, cambia nelle professioni, cambiano gli approcci e soprattutto cerca sempre di più in Italia di trovare l'eccellenza in ogni settore. Oggi due grandi professionisti, il rettore dell'Università Telematica Bianchi, già ex ministro, e il professor Mauro Minelli, che abbiamo già conosciuto anche nel nostro percorso sulle eccellenze italiane legate proprio al mondo della salute. Rigeneratur, questo è il nome che hanno dato. Con me il professor Mauro Minelli, appunto, due aspetti, uno molto vicino al mondo di Bianchi, l'altro vicino a lei, professor Minelli. Ecco, che cos'è, qual è l'obiettivo di Rigeneratur? L'obiettivo è quello di fondere, questo all'interno di una logica che comunque in Unipegaso è abbastanza consolidata, di fondere insieme saperi, competenze e discipline diverse, nell'intento proprio di realizzare questa contaminazione di saperi, contaminazione comunque sinergica, che nel caso specifico del tour è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo condiviso tra noi che siamo sostanzialmente area biomedica o biosanitaria e invece la scuola del rettore, che è totalmente incentrata sul discorso della rigenerazione ambientale. Quindi andare un po' a recuperare quello che si può recuperare in ambito ambientale per rendere appunto l'ambiente compatibile con
chi utilizza l'ambiente, cioè con l'uomo. L'uomo che poi ha bisogno all'interno di un ambiente opportunamente rigenerato di conoscere e di sapere quali possono essere le formulazioni più giuste per poter raggiungere appunto di suo una migliore qualità di vita in termini proprio di salute. E qui si intersecano una serie di innovazioni che vengono anche portate all'interno del nostro tour, intanto impostate totalmente sul discorso della personalizzazione dei percorsi. Un soggetto non è mai uguale all'altro, e questo vale e per i farmaci che assume, e per il tipo di vita che realizza, ma anche per il tipo di alimentazione che va in qualche modo a supportare per poter comunque realizzare le sue normali attività quotidiane. Ecco, in questo percorso di personalizzazione ci sta un po' la chiave di lettura di questo tour, di questo impegno, anche devo dire piuttosto denso, vorrei poter dire persino faticoso, che comunque ci porterà dalla Lamezia Terme in giro per almeno 15 tappe. E beh, anche il tour è un paradigma di questa Italia e del cambiamento del mondo. Pegaso, d'altra parte, pur essendo una telematica, ha ormai oltre 70 sedi in Italia, proprio per andare dentro le città e diventare un'interfaccia vicina alle persone. Ecco, professor Minelli, anche questo, no? L'idea di incontrarla, quest'Italia che parrebbe anche molto diversa nelle esigenze, invece almeno su alcuni aspetti ha esigenze molto comuni e compatibili, no? Assolutamente, è proprio questo il concetto. Noi già in una fase di lancio dell'iniziativa, che peraltro realizziamo d'intesa con gli ordini professionali, con l'ENPAB, che è l'Ente Nazionale di Previdenza dei Biologi, anche con gli ordini professionali dei medici nelle varie sedi in cui andremo a soffermarci. Ecco, già in una fase di prelancio di questa iniziativa notiamo una grandissima attenzione, e l'esempio di oggi di Lamezia ne è ulteriore evidenza, ne è ulteriore conferma, una grandissima attenzione intorno a tematiche che devo dire verranno trattate anche da competenti esperti delle varie materie, e che in qualche modo proveranno a fondere all'interno di un discorso unico, alla fine, anche se sono relatori differenti, ma all'interno di un discorso unico, quelle che possono essere le grandi innovazioni che in termini di precisione, perché così è l'approccio, quello proprio della medicina di precisione dell'apporto di nutrienti, di determinanti, di farmaci, di cose aggiuntive che possano in qualche modo favorire ed essere a supporto della salute. Ecco, tutte queste innovazioni ci rendiamo conto essere assolutamente gradite e a qualsiasi latitudine dai vari soggetti che all'interno di questo discorso sono variamente coinvolti. Grande l'attenzione anche dell'Università Telematica Pegaso verso i professionisti italiani. A un certo punto Pegaso incontra Minnelli, vi siete trovati e da lì è partito un progetto, professor Minnelli, che oggi la vede protagonista anche all'interno del mondo Pegaso. Come state lavorando dentro la telematica italiana e per dare quale tipo di offerta formativa? Sì, abbiamo sicuramente ripreso un corso di laurea, il corso di laurea in scienze motorie, che già di suo era abbastanza seguito da un notevole numero di studenti, per farne un ulteriore lancio, cioè abbiamo incluso all'interno del corso di laurea in scienze motorie un nuovo indirizzo, che è l'indirizzo biosanitario, che appunto ben si sposa con il messaggio che andremo via via lanciando. Quindi il tour servirà anche a promuovere questa nuova iniziativa che sicuramente Unipegaso ha sposato. Si tenga conto che l'indirizzo biomedico, l'indirizzo biosanitario del corso di laurea in scienze motorie è tutto sommato un'innovazione, delle quali non è che poi in Italia ce ne siano moltissime, quindi questa innovazione ha portato anche a tanta curiosità da parte degli studenti. E poi insieme a questo ci sono anche delle proposte di master che in qualche modo arricchiscono l'offerta formativa di Unipegaso proprio nel contesto dell'argomento biosanità o dell'argomento biomedicina, se vogliamo. Quindi c'è un corso sul management sanitario a cui teniamo particolarmente, un nuovo corso altrettanto innovativo che fa riferimento al mondo in emersione assoluta, che è il mondo del microbiota intestinale. Quindi sono dei progetti che comunque all'interno del tour verranno progressivamente sviluppati. Professore, possiamo dire che la crisi in qualche modo ha qualificato la domanda anche da parte dei professionisti, nel senso c'è davvero una ricerca
ricerca all'interno del mondo dei professionisti che anche oggi saranno qui ad ascoltarla, di risposte appunto nuove, qualificanti, perché si capisce che aumenta in qualche modo la concorrenza, diventa addirittura globale ed evidentemente bisogna, come dire, rispondere anche in chiave professionale e lavorativa con competenze più mirate? Sì, sì, assolutamente, è proprio questo il discorso, cioè non bisognerebbe, perché il condizionale a un certo punto lascia il posto ad un presente che è ancora in gran parte da costruire, bisognerebbe un po' adeguarsi e adeguare anche il sistema sanitario, infatti non a caso vengono o verranno di volta in volta invitati anche i vari referenti istituzionali delle sedi in cui andremo, proprio per andare a proporre un qualche procedimento che riteniamo essere innovativo. Per fare un esempio, noi parleremo di medicina personalizzata. La medicina personalizzata si fonda su indagini genetiche. Le indagini genetiche sono in gran parte difficilmente raggiungibili dai vari pazienti in ragione di costi che il sistema sanitario nazionale ritiene ancora fermi, tiene ancora saldi su costi assolutamente non adatti a questi tempi. Cioè il tariffario nazionale delle indagini genetiche è ancora fermo al secolo scorso. Allora, indagini che nel 1999 costavano una cifra, adesso costano molto di meno. Ma se costano molto di meno, perché il paziente deve continuare a sostenere spese che sono uguali a quelle del secolo scorso? Allora, probabilmente questo impegno, che ribadisco è un impegno anche piuttosto denso, è finalizzato fondamentalmente a sensibilizzare il decisore, anche locale, il decisore regionale, all'interno di una logica che fa riferimento a politiche territoriali, il decisore regionale sul fatto che sono possibili delle innovazioni. Allora, se le innovazioni sono possibili, dobbiamo realizzarle a vantaggio di chi le pratica, ma anche a vantaggio di chi in qualche modo potrà usufruirne. Rimanete con noi, fra un po' gli altri attori di questa importante giornata a Lamezia Terme e poi sempre su questi canali ulteriori elementi che emergeranno lungo questo tour che toccherà tante città italiane. A dopo. Pegaso, molto più di un'università.